dedicata all'architetto Dante Viviani, del quale ricorre il centenario della morte, che realizzò la facciata del Duomo di Arezzo, la lancia d'oro della 135esima edizione della Giostra del Saracino. Dedicata a Dante Viviani, che è l'architetto che ha progettato e realizzato la facciata del Duomo così come la vediamo oggi, tra il 1901 e il 1914. Era tradizione e metodo costruttivo dell'antichità, medioevo compreso, la realizzazione di grandi edifici ecclesiali come il Duomo di Arezzo senza facciata. La facciata veniva poi apposta successivamente. A seguito del concorso bandito dalla soprintendenza vinse l'architetto Viviani e a lui abbiamo dedicato la 135esima lancia, che è stata realizzata da Ugo Riva in maniera esemplare, riportando gli stilemi fondamentali di questa opera architettonica a cui siamo tutti legati, cioè la facciata del Duomo di Arezzo. La lancia, è questa struttura qui, è realizzata da Ugo Riva. Io ho integrato la parte superiore, scultore a legno, ecco, la parte centrale è in maiolica e in ceramica, con questa struttura di ferro. Tutta la parte è inserita in un tubo sempre di metallo per poter confermare e stare stabile la parte della ceramica. E questa è la struttura della lancia. Lui ha rappresentato queste due figure qui che sono dentro il Duomo, dando i suoi simboli, i suoi significati, con una sintesi della facciata. Io ho fatto la parte superiore, che riguarda sempre la facciata del Duomo, una colonna a tortiglione architettonica con dei pilastri. E la parte superiore, come ho detto prima, è una parte ispirata un pochino a Giotto, al gotico giottesco, con delle linee essenziali e dei colori che terminano su alla lancia tradizionalmente.